Sembrava un episodio di integrazione riuscito, quello che riguardava Gitu, la rifugiata etiope diventata imprenditrice in Trentino. Qualche settimana fa ne avevamo raccontato la storia a lieto fine, un'azienda casearia tutta sua. Pensava di essersi lasciata alle spalle tutta la fatica e tutti i pregiudizi che ha dovuto superare per farsi accettare come donna e come immigrata. Mi sono creata il mio spazio, mi sono fatta conoscere. Ovviamente verso di me non ci sono resistenze. Però per chi viene, ovviamente queste resistenze condizionate dalle ideologie formate sulle bugie, poi non sulla concretezza o sulle cose vere, possono creare paura e resistenze. La Capra Felice è il nome della sua azienda, ma di serenità oggi. A Gitu ne ha ben poco. Minacciata, insultata e aggredita fisicamente, lei che ha combattuto, ribellandosi per la libertà della sua gente in Etiopia contro la repressione del governo guidato dal fronte di liberazione del Tigre, non si arrende, ma lo sconforto è tanto. Il suo aggressore è un pastore trentino cinquantenne che vive a pochi passi dalla sua stalla. L'ipotesi di reato al vaglio della magistratura è di stalking aggravato dall'odio razziale. Due gli attacchi fisici in cui l'ha minacciata di morte, a questi si aggiungono episodi macabri come il ritrovamento di una capra uccisa con le mammelle asportate. Laureata in sociologia in Italia, Gitu ha realizzato il suo sogno, ha trovato la sua realizzazione dando anche lavoro. Di certo non sarà sola a combattere la sua ennesima battaglia, in molti l'apprezzano. Una grande ammirazione per la sua storia e per quello che sta facendo e per il valore aggiunto che dà alla comunità.